Questa sera con noi ospite, secondo ospite della stagione, Carlo Ortensi. Ripartiamo dalla sconfitta di domenica scorsa. Un buon inizio per la Poderosa, poi dopo siete un po' calati alla distanza. Che è successo? Sicuramente abbiamo sofferto l'infortunio di Vedo, purtroppo eravamo un po' corti, è mancato il contributo da parte di tutti noi, qualcosa, ma non siamo riusciti a dare quel qualcosa in più di cui c'era bisogno, vista l'assenza di un uomo importante come lui. Per te quest'anno un ritorno a Montegranaro, dopo comunque eri cresciuto un po' negli ultimi anni delle giovani di qui, qual è stato il maggiore salto, diciamo, nel tornare in Serie B dopo essere stato un anno in Serie C Silver a Civitanova? Sicuramente ho ritrovato diverse persone che avevo già conosciuto l'anno scorso e 2 anni fa, e comunque l'anno scorso continuavo ogni tanto ad allenarmi qua, quindi non ho perso totalmente il contatto con la realtà. Certo sono cambiate tante cose rispetto all'anno scorso, perché è un livello fisico e tecnico sicuramente più alto, anche se ero comunque un'ottima squadra di Serie C, come ha dimostrato questa sera in amichevole. Comunque di tenere il campo anche con una Serie B di ottimo livello come noi. E certo, il salto è importante, non è neanche facile diciamo, assorbirlo totalmente in tempi rapidi, insomma. Però ci si prova. A livello invece di ambiente, che Poderosa hai ritrovato? Sicuramente qua c'è sempre un bell'ambiente, abbastanza familiare, anche se non ci sono quelle persone con cui avevo dei legami più stretti 2 anni fa. Comunque l'allenatore e il vice che mi stavano molto vicini, però comunque la base è sempre quella e insomma mi trovo sempre bene. Stai iniziando a fare i primi passi, appunto, anche in Serie B. Quali sono gli aspetti sui quali cerchi di concentrarti per migliorare sempre di più? Tipo tutti, perché mi rendo conto di aver molto da lavorare sia a livello mentale che tecnico, che a livello anche di conoscenza del gioco. L'importante è continuare a presentarsi con uno spirito positivo in palestra tutti i giorni, anche se come tutte le persone si trovano diverse difficoltà, però ci si prova. Domenica arriva a Valdiceppo, esordio casalingo. Che partita ti immagini, se conosci un po' anche la squadra avversaria? Di loro conosco solo un giocatore con cui giocavo 3 anni fa, Michael. Penso che sono una squadra che ci metteranno in difficoltà, perché correranno molto e saranno molto aggressivi. Noi dovremo cercare di respirare, di ragionare e di mettere diciamo, in luce i nostri vantaggi fisici e tecnici nei loro confronti, che sono indiscutibili, visto la bravura dei giocatori. Invece i capelli quando li tagli? Boh, quando cominciano a cascare. Ok, grazie Carlo. Niente.